Un cordiale saluto dagli studi di Radio Roma Libera, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione, il rifiuto degli errori del passato, il ritorno con l'aiuto di Dio alla verità cattolica integrale vissuta e la condizione necessaria e imprescindibile per la rinascita della Chiesa. Per questo Fondazione Lepanto ha promosso quest'oggi presso l'Hotel Massimo D'Azeglio a Roma un'importante e qualificata giornata di studio sul tema Vecchio e Nuovo Modernismo, radici della crisi nella Chiesa. Un gruppo di teologi, filosofi, storici e studiosi che lo scorso anno hanno promosso la Correctio Filialis a Papa Francesco, stanno analizzando in queste ore le radici epistemologiche, storiche, filosofiche, teologiche e pastorali della crisi, degli errori commessi, per capire dove oggi vada la Chiesa a individuare i rimedi e come correggere la rotta della barca di Pietro dai vertici alla base. Ad aprire i lavori è stato questa mattina il dottor Joseph Shaw, segretario della Federazione Internazionale Una Voce, vicepresidente del Centro di Bioetica Anscombe e ricercatore senior della St. Bennet School presso l'Università di Oxford. È intervenuto poi sul tema il modernismo, radice e conseguenze storiche, il professor Roberto De Mattei, docente in diverse università, vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche tra il 2003 e il 2011, presidente di Fondazione Lepanto, direttore della rivista Radici Cristiane dell'Agenzia di Informazioni Corrispondenza Romana, nonché autore di numerosi libri, tra cui Il Concilio Vaticano II, una storia mai scritta, che ha conseguito peraltro il premio Acquistoria nel 2013 ed è stato tradotto in 6 lingue. Del modernismo come filosofia della prassi ha parlato il professor Giovanni Turco, docente di filosofia del diritto pubblico e di altre materie filosofico-giuridiche presso l'Università degli Studi di Udine e socio corrispondente della Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino. Il dottor Jean Lamont ha proposto un intervento sul tema La Nouvelle Théologie e il neomodernismo. Il dottor Lamont, filosofo e teologo canadese, ha studiato presso l'Università Domenicana di Ottawa e presso l'Università di Oxford, è stato ricercatore Gifford presso l'Università di St. Andrews, ha insegnato in numerose università e seminari. Alla domanda collegialità una nuova dottrina ha invece risposto padre Albert Callio, canadese, laureatosi in teologia presso l'Angelicum di Roma, unitosi poi alla comunità dei domenicani tradizionalisti di Avrillé in Francia, dove è stato ordinato sacerdote nel 1994 e diventato sottopriore responsabile degli studi, attualmente insegna filosofia presso il monastero benedettino di Silver City, New Mexico, Stati Uniti. I lavori sono ripresi poi questo pomeriggio con l'intervento del professor Enrico Maria Radaelli sul tema Romano Amerio e il modernismo. Radaelli, docente di filosofia dell'estetica e direttore del Dipartimento di Estetica dell'Associazione Internazionale Sensus Communis di Roma, ha collaborato alla cattedra di filosofia e la conoscenza tenuta da Monsignor Antonio Livi presso la Pontificia Università Lateranense. L'abbé Claude Barthes propone poi un intervento sul tema la riforma liturgica a specchio del progetto conciliare. Sacerdote diocesano, l'abbé Barthes ha compiuto studi di filosofia e teologia presso l'Institut Catholique de Tolosa, ex membro della Fraternità San Pio X, fondatore dell'Associazione Prêtre Auxiliaire, cofondatore della Rivista Cattolica, collabora con numerose testate, tra le quali soprattutto con l'Homme Nouveau. La dottoressa Maria Guarini fa invece il punto sull'applicazione del Summorum Pontificum, laureata in teologia e esperta in comunicazione e nuove tecnologie. La dottoressa Guarini ha diretto per anni la Biblioteca delle Relazioni al Pubblico del Ministero delle Comunicazioni. Il professor Don Alberto Strumia interviene invece sul tema Oltre il relativismo, condizioni per un costruttivo rapporto tra scienza e fede. Sacerdote a Bologna, Don Strumia ha conseguito la laurea in fisica e il dottorato in teologia fondamentale. È stato ordinario di fisica e matematica presso le Università Statali di Bologna e Bari, attualmente docente incaricato di filosofia della scienza, di filosofia della natura e di logica presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Su Il Papa eretico tra teologia e prassi giuridica interviene il professor Valerio Gigliotti, professore associato di storia del diritto medievale e moderno presso l'Università di Torino, dove insegna storia del diritto italiano ed europeo, diritto comune e storia della giustizia in Europa. È redattore della rivista di storia e letteratura religiosa, nonché della rivista di storia del diritto italiano. È condirettore del centro di ricerca interdipartimentale DIREL, diritti, religioni e letterature, e della Summer School in Law and Humanities Giambattista Vico di Nizza. José Antonio Ureta parla sul tema Papa Francesco, un cambio di paradigma nella missione della Chiesa. Ureta è membro fondatore della Fondazione Roma, tra le più influenti organizzazioni pro-life e pro-family cilene, dove è assistente di strategia e pianificazione per il progetto Action Famiglia. È ricercatore senior della Société Française pour la Défense de la Tradition Famille et Propriété, collabora alla rivista Cattolicismo ed è autore del libro Il mutamento di paradigma di Papa Francesco, continuità o rottura nella missione della Chiesa, bilancio quinquennale del suo pontificato. A chiudere i lavori, professor De Mattei, una giornata di studi, quindi quella di oggi, certamente intensa, ma soprattutto destinata a portare frutti di speranza nel dibattito in corso sul futuro della Chiesa. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione di quest'oggi di Radio Roma Libera. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.